Buongiorno, bentrovati ad una nuova diretta di Mattina Live. Oggi è una giornata importante per Napoli con la visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi e la firma del patto per Napoli, un provvedimento tanto atteso che restituirà più di 1 miliardo all'interno delle casse comunali e tra l'altro la firma sta avvenendo proprio in questi minuti e dovremmo avere in collegamento dal maschio angioino il nostro Gianluca Imparato che per l'appunto è lì sul posto. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Mario e benvenuti al Maschio Angioino. Oggi qui si scrive un'importante pagina di storia del presente ma soprattutto del futuro della nostra città. In questi minuti infatti il Premier Mario Draghi e il Sindaco Gaetano Manfredi stanno per firmare il tanto atteso Patto per Napoli, provvedimento che ricordiamo porterà in 21 anni ben 1,2 miliardi di risorse a fondo perduto nelle casse del Comune per cercare di salvare la città dal collasso finanziario. Una misura ingente che ricordiamo passa dall'utilizzo di buona parte di queste risorse per il risanamento del deficit di bilancio e che consentirà così maggiori margini di manovra all'amministrazione comunale. Una giornata storica per mille motivi diversi, infatti prima volta per Draghi in qualità di Premier nella città di Napoli e lo stesso Premier tra pochi minuti sarà al quartiere Sanità con un incontro dall'alto valore sociale e culturale con Don Antonio Loffredo e con i tanti profughi ucraini da lui accuditi. E io direi a questo punto Mario di ascoltare proprio le parole dei protagonisti di questa giornata. Sforzo collettivo che dobbiamo fare tutti insieme per essere efficienti, efficaci e soprattutto essere anche vicini a chi soffre, alle persone più fragili che hanno sofferto per la pandemia, oggi per la crisi energetica. È un grande sforzo collettivo, lo ripeto, quindi penso che dobbiamo essere all'altezza della sfida e lo saremo. Cosa significa l'arrivo di Draghi qui a Napoli? Il riconoscimento di una nuova centralità della città. Napoli è la terza città d'Italia, è una città indispensabile per il futuro del Paese, quindi che venga il Presidente del Consiglio è un atto di riconoscimento e noi siamo estremamente grati. Napoli è ritornata al centro della politica nazionale e questo per noi è estremamente importante. Ed eccoci qua, ritornati in studio. Io a questo punto approfitto proprio per coinvolgere sull'argomento il nostro primo ospite della mattinata. Il buongiorno a Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera dei Deputati, nonché leader storico di Rifondazione Comunista. Buongiorno, grazie buongiorno. Di questo collegamento, presidente, grazie buongiorno di essere qui con noi oggi. Buongiorno a chi ci vede. Senta, naturalmente tanti temi di cui parleremo oggi, prima però di entrare nel merito dello scenario ucraino, di quanto sta accadendo da un punto di vista proprio globale e geopolitico, io le chiederei di soffermarci sul nostro territorio perché lei ha avuto anche modo di ascoltare oggi per il nostro capoluogo partenopeo. È una giornata importante con la visita del Premier Draghi e la firma del patto per Napoli. Lo Stato interviene per supportare il deficit, il deficit economico da cui il Comune è gravato oramai da anni. Sicuramente ciò è sinonimo di volontà di voler supportare tanti enti locali che risentono oramai di queste difficoltà annose. Beh, vorrei essere ottimista come lei, francamente mi è difficile visto come sono state realizzate le politiche di bilancio negli ultimi 10 anni e gli enti locali ne hanno fatto le spese come più in generale lo Stato sociale. Un'attenzione meritoria a Napoli che viene in questo giorno, che salutiamo tutti con molto favore, non fa primavera, è una rondine che non fa primavera. Ci vuole ben altro per realizzare una politica nei confronti dei territori che ci faccia uscire da un modello economico, sociale, di sviluppo devastante come quello che stiamo vivendo. È un momento molto difficoltoso, un po' sotto i vari punti di vista, tra l'altro ecco, restando sul nostro territorio, so che lei domani sarà a Napoli, alla ex Whirlpool, sì, per incontrare i lavoratori, il precariato che è presente, il mondo del lavoro che risente delle difficoltà, non solo per Napoli, ma per il Sud in generale. Come vede, abbiamo qui subito la prima conferma di quello che dicevamo prima, che non è un atteggiamento, diciamo, pessimistico, oppure increduo di qualunque possibilità di cambiamento. Infatti questo sguardo che daremo domani alle esperienze operaie, sindacali, per ricostruire un futuro, spesso futuro colpito duramente e a volte persino a morte,
dalle politiche di certe imprese e dalla mancanza di una politica industriale, di una politica economica e sociale degna di questo nome. Queste esperienze, queste sì, sono davvero una grande speranza. Tanta fatica, tanta intelligenza, tanto sacrificio con le lotte e tanta capacità di riflettere sulle proprie esperienze. Ma io penso che sia una cosa molto importante questa. È importante tutto ciò, però avviene, Presidente, in un contesto, in uno scenario storico globale molto delicatissimo, molto complicato. Qual è l'attuario scenario bellico, l'invasione russa in Ucraina? Io le chiedo se lei personalmente è riuscito a darsi delle risposte, no, a delle domande sul perché questa guerra nasce, se questo conflitto in realtà è stato così imprevedibile e dove si spingerà la logica di Putin? Le sue sono domande impegnative, anche molto difficili. Presidente, le chiedo gentilmente un attimo di pazienza perché abbiamo il Premier Draghi che sta parlando proprio in questo momento. Prego. Vediamo un attimo se le immagini. Di Maio. Vediamo, grazie. A fra pochissimo. Un tempo sedevano i re Angioini e oggi si riunisce il Consiglio Comunale. È passata la storia di Napoli e di tutto il Mezzogiorno. Una storia che ha portato Napoli a essere nei secoli un punto di riferimento, non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo. A Napoli fu istituita la prima cattedra di economia d'Europa, affidata a Antonio Genovesi. La sua tradizione intellettuale e artistica va da Benedetto Croce a Matilde Serao, da Edoardo De Filippo e a Paolo Sorrentino. La nostra sfida è permettere a Napoli e con Napoli a tutto il Mezzogiorno di mantenere la centralità che merita. Ed è una sfida che deve unirci tutti, governo centrale, enti territoriali, società civile. L'occasione della mia visita è la firma del patto per Napoli. Voglio ringraziare il sottosegretario Garofoli, il sindaco Manfredi e tutti coloro che hanno lavorato attivamente a questo accordo. Con il patto destiniamo al Comune di Napoli 1.231.000.000 di euro in 20 anni. Contribuiamo in modo significativo al risanamento dei conti del Comune e, come spiegato un attimo fa dal sottosegretario Garofoli, leghiamo i pagamenti al conseguimento di alcuni obiettivi. Esattamente come l'Italia fa col Piano Nazionale di Resilienza. I comuni sono al centro della prospettiva di sviluppo che abbiamo per l'Italia. I comuni sono i principali enti attuatori del PNRR. Il governo vuole metterli in condizione di poter programmare con maggiore serenità la crescita della loro comunità. Il patto per Napoli coincide con il programma di investimenti più significativo nella storia recente del Mezzogiorno. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina infatti circa il 40% delle sue risorse a sud, almeno il 40% delle sue risorse a sud. L'obiettivo del piano è colmare i divari territoriali ormai insopportabili. Il reddito pro capite del Mezzogiorno è infatti poco più della metà di quello del Centro-Nord e il tasso di disoccupazione è più del doppio. Per far ripartire il processo di convergenza fermo da quasi 50 anni, dobbiamo superare questi ostacoli finanziari, istituzionali, culturali. Siamo bravissimi a analizzare tutti gli ostacoli che ci sono e ci sono stati. Tutti questi ostacoli che hanno frenato Napoli e il Sud in questi decenni. Dobbiamo ammettere l'esistenza di una questione meridionale, ma dobbiamo allo stesso tempo evitare che si riduca a sterili rivendicazioni. Dobbiamo affrontarla con urgenza, determinazione, unità e umiltà. Poiché l'Italia tutta ha bisogno che Napoli e il Mezzogiorno siano un motore del Paese.
I punti di forza da cui ripartire sono molti. Penso all'agroalimentare, al turismo, alla moda, le cui eccellenze sono il vanto di questa città, ma anche all'aerospazio, all'industria dell'automobile, al digitale. Il polo universitario di San Giovanni a Teduccio, creato nel 2016 con il contributo decisivo dell'Università Federico II, ha permesso a tanti giovani di liberare il proprio talento. Napoli sa dare il meglio di sé quando si apre al mondo, quando combina la sua centenaria tradizione alla curiosità e all'innovazione. Abbiamo ascoltato alcune parole del Premier Draghi. Presidente, io vorrei un suo commento proprio sulle parole del Premier. Ma lo chiede, credo, alla persona meno adatta. Su questi discorsi di governo a me non appassionano per niente. Proprio non vedo in questi discorsi il senso drammatico in cui vive il paese reale. Prima parlavamo dei lavoratori. Il lavoro è diventato il ventre molle di ogni politica. Adesso il Presidente del Consiglio parla del Sud, ma bisognerà pure capire perché non è esistita nell'ultimo quarto di secolo una politica meridionalista. E anche oggi queste il Sud, Napoli, vengono considerate con interesse ma come una variabile dipendente dal processo di modernizzazione incardinato sui recovery plan. Non c'è una visione che accompagni questo nuovo corso che dovrebbe prodursi, perché il corso precedente ha fallito. L'Europa di Maastricht e la globalizzazione capitalistica hanno prodotto dei guasti di cui parleremo magari dopo, ma che non vedo se non in una correzione delle politiche espansive, bene, al posto delle politiche di taglio che prima c'erano, è una cosa importante, così come quello che dice il Presidente del Consiglio, investire su Napoli. Sì, ma è la direzione di marcia che non c'è. E questi processi di modernizzazione, guardi, che producono nuove contraddizioni. E questo è il punto. Le crisi aziendali di cui parliamo non sono il prodotto di una recessione, sono il prodotto di una ristrutturazione, e questa ristrutturazione andrebbe governata con altri criteri. In ottica di ristrutturazione, per l'appunto, anche Premier Draghi parlava di un tasso di disoccupazione più del doppio, no, per quanto riguarda il Sud rispetto al resto dell'Italia, e tanti disoccupati scendono nelle piazze nel nostro capoluogo partenopeo. Ma c'è chi politicamente prenda le difese? Guardi, naturalmente salvo non solo la buona volontà, ma l'onestà intellettuale, culturale, civile delle singole persone. Io penso che invece il grosso delle forze politiche, parlo della rappresentanza istituzionale, parlo delle forze di governo, siano lontanissime dall'esigenza di svolta di cui abbiamo bisogno. C'è una dissintonia tra il paese reale e la politica istituzionale. Il paese reale vive una crisi, lei ne ricordava alcuni dati, la disoccupazione, la precarietà, ma i dati ultimi sull'incremento delle povertà sono impressionanti, e a questa realtà drammatica la politica risponde con i canoni della descrizione delle politiche economiche, della modernizzazione, della digitalizzazione, dell'esigenza di fare qualche passo in direzione ecologica, ma non c'è il senso della percezione drammatica. Insomma, prendiamone un indicatore solo: i salari negli ultimi 10 anni in Italia sono caduti del 3%, 2,9%. In Germania sono aumentati del 30%. Allora capisce bene che se si vuole far corrispondere alle cose le parole, ci vorrebbe appunto alcuni elementi di svolta radicale, che so io, un salario minimo rilevantissimo, un aumento generalizzato dei salari, il potenziamento invece che la critica del reddito di cittadinanza, una politica economica e sociale
che valorizzi le esperienze territoriali, appunto quelle di cui anche parliamo domani, che non trovano invece una sponda efficace di sviluppo. Ci sono tante attività sociali, lei la si riconosce bene, anche a Napoli, di particolare interesse, ma vivono in un limbo, non sono assunte come le levatrici di una nuova politica della casa, di risposta ai bisogni, alla disoccupazione. Se i disoccupati sono così tanti, come si fanno a ridurre in un anno, in due anni, in tre anni e di quanto per ogni anno? È possibile che la politica si dia degli obiettivi per ridurre il deficit e il debito, ma non degli obiettivi per ridurre la disoccupazione? Le sembra ragionevole? Tutto questo, naturalmente, dicevamo prima, si inserisce in un contesto storico molto drammatico. Ecco, riuscire a rispondere, a rendere attuative le richieste, in questo caso dei lavoratori, ma per quanto riguarda i temi in generale, diventa oggi più che mai molto più difficile, perché c'è uno scenario bellico che sta restituendo difficoltà sotto tutti i punti di vista, finanziaria, economica, umana. A proposito della guerra, io prima mi chiedevo se lei si è dato delle risposte, no, alle domande di questa guerra. Se questa guerra è stata davvero imprevedibile, qual è la logica di Putin, sin dove si spungerà lo stesso, se è una guerra ideologica, se è davvero una guerra geopolitica o solo territoriale? Io penso che per incamminarsi, diciamo, a trovare il bandolo di questa matassa così drammatica, bisogna uscire da alcuni luoghi comuni che ci portano fuori pista, quella secondo cui sarebbe in corso una guerra tra il mondo democratico e il mondo autocratico, salvo poi chiedere a Erdogan, che certo non appartiene al primo mondo, di svolgere una funzione mediatrice, oppure di sperare, come giusto, nell'intervento di mediazione di una potenza come la Cina. Dunque non è questo. E Putin non è l'erede dell'Unione Sovietica, non è. Allora che cosa è? Lo dicevano degli studiosi importanti della Russia, è il balzo all'indietro, è il ritorno a prima della prima guerra mondiale. Non casualmente Putin espunge dalla storia della grande Russia il periodo dell'Unione Sovietica, che sarebbe il periodo di una contaminazione che ha, diciamo, distrutto la patria, la terra, e recupera allora che cosa? Recupera un'idea di grande Russia. È un'idea imperiale, quindi siamo in un ritorno drammatico all'indietro, con una risposta alla crisi della politica, con la riscoperta del nazionalismo, cioè la patria non come elemento di apertura al mondo, ma come avversione a altre patrie individuate come nemiche, e l'impero, la ricostruzione dell'impero. E io credo che questa sia, quella di Putin, una minaccia grave per la pace, a cui bisognerebbe rispondere appunto con una politica di pace. Rispondere con una politica di pace. Lei, a proposito, però, cosa ne pensa delle parole dette e anche pronunciate dal presidente americano Joe Biden, che sicuramente non tendono a diminuire la tensione? In questo contesto anche, che ruolo sta svolgendo l'Europa? È schiacciata comunque, o probabilmente strumentalizzata, no? In questo momento è schiacciata per l'appunto dalle due potenze, anche perché la situazione è evidente, c'è un aggressore, c'è un aggredito, non c'è ciò che Putin sperava, perché non è purtroppo una guerra lampo, ma si sta ravvisando un conflitto piuttosto lungo, logorante. Insomma, Putin si siederà, secondo lei, al tavolo delle trattative, non riuscendo ad ottenere ciò che in realtà sin dall'inizio auspicava? Le trattative si fa quando si vogliono fare per trovare una soluzione. Devono confidare sulla possibilità che entrambe le parti vogliono d'accordo, altrimenti non c'è che l'escalation della guerra, che secondo me è la soluzione più sconsiderata, più drammatica e più da rifiutare drasticamente. In questo senso io, che sono stato, diciamo, un fautore, per quel niente che valeva, di Biden per la politica interna, sociale e economica così interessante, trovo sconcertante alcune sue uscite internazionali, anche se è vero che i presidenti democratici sono sempre stati interventisti. Kennedy avvia
o accetta la guerra in Vietnam, insomma, quindi è una tradizione. Però questa di Biden mi pare prima di tutto un errore, cioè quello appunto di demonizzare il nemico con cui invece bisogna trattare. Lei ha detto benissimo, intendiamoci, Putin è il responsabile di questa guerra, è il portatore della colpa dell'apertura di questo conflitto, ma gli altri non sono innocenti, e dunque proprio questo determina l'esigenza assoluta della trattativa. La pace si persegue con la pace, non con la guerra. E la trattativa è l'unica strada possibile per chiudere questo capitolo drammatico e aprire una nuova stagione. Aprire una nuova stagione, questo è il suo pensiero, però intanto c'è la corsa al riarmo delle armi in Europa, Italia compresa. Una politica pacifista, ma dove è andata a finire anche l'ala pacifista della sinistra che riscontriamo nelle piazze e probabilmente non più in Parlamento? È così, lei descrive purtroppo la realtà. Il pacifismo vive per fortuna nell'esperienza, adesso ho visto annunciata la convocazione di una delle più classiche manifestazioni pacifiste, quella della Marcia Perugia Assisi, e sono questi i segni di speranza. Purtroppo, lo dico drasticamente, chiedo scusa se è troppo drastico il giudizio, la sinistra politica, nella sua stragrande maggioranza, ci sono delle eccezioni, ma nella sua stragrande maggioranza, nelle istituzioni, ha fatto una scelta così organicamente atlantica che francamente contraddice le parti migliori della sua storia. Vorrei ricordare che non un vetero comunista, un amico dell'Unione Sovietica, ma quello che coniò per primo il termine acomunista, per dire della differenza che i socialisti dovevano avere dai comunisti, cioè Riccardo Lombardi, fu il presidente dei partigiani della pace. Ora, io penso, ecco questo lo dico nettamente, io penso che questa collocazione della sinistra conferma il fatto che la sinistra politica non esiste come tale, è una pura forza di governo, e dal governo deriva la sua cultura politica, che non ha più alcuna autonomia. Al contrario, io credo che l'Europa si sia rivelata anche in questa vicenda un nano politico e che da questa nanità bisognerebbe uscire riscoprendo la connotazione più vicina al pacifismo, che è il neutralismo. Il neutralismo non è di un tempo antico, ma invece di questo nuovo mondo che si modella anche sulla crisi della globalizzazione in tante subaree e che potrebbe vedere l'Europa protagonista di una nuova stagione. Sante parole, insomma, ho ascoltato molto volentieri il suo pensiero, sicuramente anche il nostro pubblico, spero di averla presto al nostro grazie, studio di Mattina Live, grazie, spero a lei, piacere conoscerla, grazie a Fausto grazie Bertinotti. Grazie a voi per la vostra ospitalità, grazie davvero. Grazie a Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera dei Deputati, leader storico di Rifondazione Comunista, grazie davvero di essere stato con noi, complimentissimi. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, continueremo a parlare di politica, restate con Mattina Live.